maglia rosso azzurra e sangue brasiliano. Caetano Khalil, attaccante di qualità classe 1984 e uno dei protagonisti indiscussi del campionato di Lega Pro. Caetano Khalil, hai lasciato la Salernitana con un po' d'amarezza, però sei arrivato a Catania che ti ha accolto con grande entusiasmo, che si ripete tra l'altro per ogni partita. Sì, è stato un po' difficile lasciare la Salernitana nel momento, diciamo, più bello, che avevamo appena conquistato la promozione, però sono venuto qua con tanto entusiasmo, con tanta voglia di fare bene, che cioè, non posso pensare altro che dare il massimo per questa tifoseria, per questa squadra, per questa società. Hai avuto un passato importante a San Paolo con Kakà, che ricorda di quel periodo? Sì, è stato un periodo bellissimo, perché è lì che inizia il sogno del calciatore. Abbiamo fatto un settore giovanile insieme, lì anche, c'era anche Kakà, anche tanti altri giocatori forti che è in giro nel mondo del calcio, no? Ma è stato un periodo bellissimo che non dimenticherò mai, perché è troppo importante per un calciatore vivere tutta la preparazione da settore giovanile fino ad arrivare al professionista, e vivere con intensità, con allegria, con piacere di divertire sempre. Saudagi del tuo Brasile? Mi manca un po', però ormai sono abituato, 7 anni già in Italia, credo che c'ho anche l'appoggio della mia famiglia che viene spesso, allora diciamo che la mancanza si sente di meno, anche se una volta all'anno vado lì, credo che la saudade dei familiari sono sempre vicino a me. Il tuo primo gol con la maglia del Catania è stato postato su Instagram insieme ad altri ricordi della tua famiglia, le tue bambine, tua moglie. Che rapporto hai con i social? Diciamo che faccio più per la gente che è in Brasile, che mi accompagna da lontano, che tifa per me anche da lontano. Allora faccio più per loro, per lasciare in evidenza quello che sto facendo qua, per vedere che loro si sentono più vicini a me anche da lontano. E è una cosa particolare, a me non evito tanto di mettere le cose, però sono cose che sono inevitabili, come le emozioni grandi che sono passate nella mia vita, cerco di trasmettere a quelle persone che sono lontano da me. Due bambine bellissime, come passi il tempo con loro? Non è che le porti a giocare a pallone? No, guarda che il pallone c'è sempre a casa, già insegnata come calciare, però sicuramente sono bimbo, giocano con le bambole. Però sono stato bellissimo, è un regalo da Dio che ringrazio ogni giorno, perché sono veramente una cosa speciale nella vita di un uomo. L'idolo del calcio con il quale sei cresciuto? A me mi ispiravo sempre a Raí, quello del Paris Saint-Germain, che era giocatore del San Paolo. Come sono cresciuto a San Paolo, ho sempre ispirato a lui, che è un giocatore di una classe molto bella, e ho sempre apprezzato. Hai sempre voluto fare il calciatore nella vita? Sì, sempre, perché da ragazzino già mio nonno mi portava in stadio, già da 5 o 6 anni sono iniziato con il calcio a 5, poi con 12 anni sono entrato nel calcio a 11 e sono rimasto fino ad oggi. Non mi immaginavo facendo un'altra cosa. A giugno il Catania è stato protagonista di vicende un po' difficili da gestire. Ti aspettavi che i tifosi comunque superassero questo momento e riempissero lo stadio così come stanno facendo in queste settimane? Quando sono arrivato mi hanno detto che erano un po' incazzati, no? Però appena prima partita abbiamo giocato qua in casa, ho visto già che avevano già dimenticato tutto, che era tutto passato, e che credo che anche loro vogliono riportare, dare una mano a fare tornare il Catania nel calcio
nel calcio bello. Allora credo che c'è una unione tra loro e tra la società che ha dimenticato quello passato brutto e adesso pensiamo tutto allo stesso obiettivo. Tu cosa ti aspetti da questo Catania? Mi aspetto di fare cose importanti perché sono venuto per fare cose importanti qua. La società è una società solida che ha dei potenziali di Champions League, che ha un centro di allenamento bellissimo, c'è una struttura importante. Credo che qua basta poco tempo per vedere il Catania nella Serie A. Caetano Khalil, volevo sapere se per caso prima della partita hai un rito scaramantico a cui tieni tantissimo. Io prego sempre nelle spogliatoie, cerco di fare le mie preghiere, perché senza quella non riesco a entrare concentrato in campo. Caetano Carille, cosa ti piace di Catania? Le donne o il mangiare? Ti raccomando, cerca di andare avanti nel migliore dei modi, perché questo Catania bisogna salvarlo. Ciao! Mi piace tanto il mare, che è bellissimo, anche l'Etna. Ogni volta che vado all'allenamento e guardo quella montagna gigantesca lì, è una cosa bellissima, non si vede tutti i giorni. Volevo chiedere al catanese se l'arancine si dice arancino o arancina? Caro Khalil, a Catania si chiama arancino con la U. Nella zona del palermitano lo chiamano arancina, visto che loro hanno una forma rotonda simile all'arancia, viene chiamato arancina. Questa è la mia risposta.